E ciao a tutti amici di Inside2Games, oggi sono con un vlog un po' strano, non strano per chissà quale ragione, ma più che altro strano perché faccio un tema, tratto un tema alla quale non ho mai trattato fino ad ora. Intanto raga, una figata sta sedia della Trust, è comodissima, poi se volete la recensione, la video recensione, la recensione di questa sedia, fatemelo sapere. Comunque, siccome sono andato ad un evento, da come avete potuto vedere dal titolo, non so adesso che titolo avrò messo, però sono andato ad un evento con un attore molto famoso del sud, Vincenzo Salemme, che ha presentato il suo nuovo romanzo, il suo primo ed unico romanzo, perché fino adesso, raga, non ne ha fatti, e si è lanciato a scrivere, diciamo. E siccome lui non aveva mai scritto, si è lanciato con questo romanzo, raga. Vi faccio vedere anche la copertina. Eccolo qua. Non è un video in collaborazione, eccetera, eccetera, ma si tratta, raga, parlo per una cosa che ho vissuto, nel senso questa no, collaborazione. Vi parlo di questa, diciamo, esperienza che ho avuto perché è stato, diciamo, lo so, molti di voi diranno: sti cavoli, io sono stato alla presentazione dello scrittore di Harry Potter. Però, cioè, raga, io non ero mai stato a, diciamo, ad eventi per libri, queste cose qua. Quindi per me è tutto nuovo. Intanto, raga, faccio vedere la copertina. Che è questo qui, ragazzi e ragazze, da come potete vedere, c'è anche una scritta che c'è scritto: si sentiva un lupo silenzioso e schivo come un animale selvatico, ma pronto a combattere fino alla morte se messo alle strette. Questo, diciamo, è il retro. Poi, raga, il libro si chiama di Vincenzo Salemme La bomba di Maradona. È un romanzo noir. Scritto noir, è un noir, cioè raga è tipo un giallo, un thriller. E alla domanda come mai è voluto fare un thriller, queste cose qua, lui ha risposto perché come narrazione è un pochino più da film, mentre invece per un romanzo vero e proprio alla Harry Potter, per così dire, devi essere proprio uno scrittore. Devi saper bene calcolare le frasi, devi saper bene giostrare le varie sintassi, queste cavolate qui. Quindi lui ha deciso di fare questo noir, questo giallo. Come ho detto, il libro si chiama La bomba di Maradona, è un romanzo. Come infatti c'è scritto anche il primo sorprendente romanzo di un grande protagonista dello spettacolo italiano. Vedete, raga. E inoltre, non è, per chi mi segue su Instagram già lo sa, non è che ho preso solo il libro, abbiamo parlato del libro e l'ho visto. Ma ha fatto anche la dedica interna. Non so se riesco ad una mano, raga, a farvelo vedere. Spero di sì. Ecco qua, raga. C'è scritto a Vincenzo e Antonella con tutto il cuore, Vincenzo Salemme. Sto coprendo la firma. Ecco qua. Vedete, raga? Quindi me lo sono fatto anche autografare, come minimo, raga. Giustamente ho preso il libro, parliamo, sto là. Come minimo me lo devi firmare, no? E anzi, mi devi portare anche a cena. Vabbè, scherzo, raga. Comunque, lasciando stare questo, raga, il libro parla in poche parole dal riassunto, perché poi non è che ho capito proprio bene bene dal casino che c'era, scusando il termine. Non è che ho capito proprio bene bene la storia, però dovrebbe parlare di un regista. Che diciamo è tipo che gli mancano le idee, tipo così che sta là che pensa che film fare, e questo regista viene a sapere di un attentato che è successo ad un giudice, non mi ricordo il nome, e in poche parole lui decide di fare un film, decide di fare un film su questa storia qui, quindi prende tutte le procedure, tutte le cose, legge, però voi potete dire: che cavolo di storia è? Una specie di biografico su quella faccenda? No, perché poi succedono degli avvenimenti, delle scoperte, succedono delle cose, degli amori, si innamorano persone, raga. Quindi è proprio un noir, un giallo vero e proprio.
In allegato, ragazzi e ragazze, vi metto anche un po', non so, raga, che spezzoni sono. Sono spezzoni dove parla a caso, nel senso, non che parla a caso, nel senso, sono spezzoni dove ho registrato a caso, quindi non hanno un filo logico. Vi faccio vedere anche, adesso un paio di spezzoni, dove lui parla. Dando loro non un sottotesto, un background, come dire, c'è qualcosa che il pubblico sente di nascosto, che il pubblico vorrebbe scoprire. Mi piacerebbe che l'attore fosse sempre ambiguo, come è la vita. A noi interessano le persone, credo un po' a tutti, che ci incuriosiscono. Quelle troppo piatte ci annoiano, per cui io mi regolo così. E così ho fatto anche col libro. Cioè quelle prevedibili, dice lei. Quelle prevedibili, di solito, insomma, quando uno va a cena e cerca di corteggiare una donna o viceversa, una donna che corteggia un uomo, si incontrano a cena, se un uomo già va lì con l'idea di come comportarsi e fa, esegue un compitino, io credo che la donna Lo percepisce. lo percepisce e viceversa. Mentre invece se va spontaneo, scopre subito al 50%, gli piace o non gli piace, non è un bluff, per cui se non gli piace ti togli il pensiero. Quell'amore si trasforma se si sente tradito. L'amore dovrebbe essere sempre qualcosa che non può essere tradito, nel senso che l'amore dovrebbe essere gratuito, no? Non gratuito nel senso gratuito è un dispregiativo, dovrebbe essere davvero senza Interessante. scopo. Sì, l'amore vero dovrebbe essere, ora è una cosa banalissima che sto dicendo, lo so, però è. Purtroppo pare che sia impossibile l'amore disinteressato. Beh, purtroppo È impossibile, giusto? non è così, le cronache Cioè, sempre per forza, nere. io ti voglio bene, tu vuoi bene. Vedi che è bello quello dei gatti, la differenza. Vi allego anche verso la fine, o mentre sto parlando, vi allego anche la foto, per chi non l'ha vista, dove ho fatto insieme con lui, quando mi ha autografato il libro. Eravamo io e c'era anche la mia fidanzata, però non ci siamo fatti la foto tutti e tre. Lei era dietro di me. Comunque, lei anche ha la sua foto, perché l'avevamo già incontrato prima dell'evento, il giorno prima, e infatti ci eravamo dati appuntamento. Vabbè, allora ci vediamo venerdì, queste cose qua. E niente, ragazzi e ragazze, fatemi sapere se questo format di diciamo letteratura vi possa piacere. Io come sempre vi voglio ringraziare di cuore per il supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella, lasciate un bel pollice all'insù per supportare i miei video e attivate la campanella, raga, perché è molto fondamentale per non perdere nessun altro mio video. Andate a recuperare i miei ultimi video se non li avete visti. Condividete il video e seguitemi su Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione. E poi per quanto riguarda, raga, il concorso, non so se l'avete già visto il video del concorso, spero di sì. E c'è il mio amico Ale, che è l'unico nel video di Resident Evil a aver scritto l'hashtag Viva Resident Inside. Avevo messo l'hashtag proprio giusto per vedere chi vuole partecipare. Altri miei amici e altre mie amiche che non hanno voluto partecipare proprio appositamente, li capisco. Ovviamente non è che uno, cioè non è che uno è obbligato a partecipare. Raga, è una cosa per ridere insieme. Chi vuole partecipare partecipa. Ovviamente non mi sto riferendo a chi già me l'ha detto che non partecipa, mi sto riferendo a chi ha detto che a chi non ha detto che partecipava. E cioè, raga, in poche parole sto dicendo a quelli lì che non hanno detto né sì e né no. Quindi mi raccomando, se volete partecipare, vedete l'altro video che ho fatto, così capite meglio di cosa sto parlando. E niente, raga, come sempre vi ringrazio sempre del supporto. Fatemi sapere il prossimo video, il prossimo vlog, su che cosa devo parlare, su che cosa dobbiamo trattare. Se vi piacciono questi format per quanto riguarda anche in maniera letteraria, raga, vi faccio di nuovo un breve, diciamo, giro turistico del libro. Dentro, raga, vi ho già fatto vedere l'autografo. E mi raccomando, raga, sempre attivi. E se non avete visto, come stavo dicendo, il video per il concorso, andatevelo a recuperare, così capite di cosa sto parlando. E chi vuole partecipare ancora,
deve scrivere hashtag ancora viva Resident Inside, perché fino adesso è stato solo il mio amico Ale che ha messo quell'hashtag, quindi presuppongo che ha vinto lui, siccome non c'è da fare estrazione o quant'altro, perché è solo lui che ha scritto quest'hashtag. E niente, raga, come sempre vi ringrazio di supporto, ci vediamo alla prossima, ciao da Inside to Games. Bello.